Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi farò una cosa che non faccio da un po', perché ultimamente comunque i PC li facciamo sempre in live durante comunque sia i venerdì insieme a Fabio e io mi metto lì a smazzolarmi per montare un computer mentre stiamo insieme e ce la chiacchieriamo. Però oggi comunque sia c'era un computer da fare, adesso vi spiegherò perché voi lo vedete qui già montato, quindi dici che devi fare? Praticamente dobbiamo travasare questo case, questo è il contenuto di questo case, in questo qui dietro. Questo qui dietro è un genome, questo qui, eccolo qua, della DeepCool. E praticamente col fatto che noi non trattiamo direttamente questo brand, questo qui è quel modello particolare che esce già con il raffreddamento a liquido. Quindi ho pensato, dal momento che lo devo fare e non posso aspettare una live, quindi mi devo portare avanti con il lavoro, oggi è abbastanza tranquilla, ho tempo di registrare comunque un disassemblaggio e un riassemblaggio, così andiamo a scoprire insieme questo case, come è fatto, come è strutturato, gli diamo un'occhiata all'interno, un mix tra un case a braccio e un assemblaggio, fa pure rima. Bene, non ci resta che iniziare e io inizio a smontare questo qui e poi ci dedichiamo all'assemblaggio del nuovo. C'è rimasto da rimuovere solo il dissipatore, perché questo qui dopo andremo a sfruttare quello che ci danno insieme al case. Questo Noctua con ventola 9, intanto lo rimuoviamo. Poi non so perché le RAM sono state messe sui slot 3 e 4 anziché metterli sul 2 e 4, devo... ne andremo a switchare. Spero che la scheda madre abbia i piedini integri e magari... Oddio, che brutta pasta termica, quella bianca, brutta, brutta, brutta. Allora, adesso gli diamo una pulita. Poi, visto che ci sto, controllo anche i pin. Perché se l'hanno messa sul 3 e 4, non vorrei che ce l'hanno messe perché pin piegati non legge più il canale numero 2. Questa pasta termica ha fatto un macello su questa CPU, sbrodolato ovunque. Allora, 1, 2. Ecco qua, e abbiamo rimosso. Prendiamo un po' di carta, rimuoviamo la pasta termica che è ovunque, veramente ovunque. Questo è un 8700K, quindi comunque anche un ottimo processore. Andiamo ad alzare qua, c'è la pasta anche sul cancelletto qui. Sta ovunque questa pasta. È caduta anche, Madonna santa ragazzi, c'ha un botto di pin piegati questa scheda madre. Ecco perché le RAM stanno sul 3 e 4. Io spero che funzioni, ma questa è la condizione. Proprio, si vede proprio a occhio nudo sia i pin piegati sia la pasta termica. Cerco di darvi una panoramica migliore con questa gamma, dove si vede molto bene. Adesso una cosa da provare prima di rimontare il tutto è se funziona, perché non sapevo che c'era questa situazione sotto. Questo purtroppo è un po' il brutto di quando uno si monta il PC da solo. Allora, cerchiamo intanto di dare una pulita alla bene meglio a questa CPU. Cerchiamo di fare un lavoretto, insomma, un attimino un po' più pulito, poi la rinnestiamo e proviamo almeno se va video in questo, così almeno se va video non tolgo le RAM, perché è sempre un male quando ci sono i pin piegati. Se si riesce a trovare la combinazione tra RAM e CPU che magari tocca nel modo giusto e quindi funziona, anche se magari un paio di canali della scheda madre ce li siamo giocati, non rimuovere la CPU. Però se uno lo sa, comunque, vabbè, prima o poi uno la deve anche rimuovere la CPU. Allora, ok, proviamo a vedere se parte. Perché in teoria prima partiva. Speriamo
Sperando che la rimozione della CPU non abbia spostato di quel poco che questo probabilmente capita, può capitare quando va la pasta in eccesso per cercare di pulire con il fazzoletto qui, se si impiglia sui piedini si fa un macello, come abbiamo visto, probabilmente sarà successo questo. Però c'è pasta sparsa ovunque, pure qui vicino alle RAM. Eccoci qua. C'è stato un leggero no signal e poi basta. Forse i pin piegati fanno sì che non funzioni il video integrato. La CPU si sta scaldando, quindi vuol dire che l'alimentazione gli arriva. Ok, proviamo a appoggiarci la scheda grafica. Vediamo se magari con una scheda dedicata il problema si risolve. Vediamo un po'. Così a video ci va, come possiamo vedere dallo schermo, per fortuna. La RAM legge 16 giga, quindi ok. Diciamo che abbiamo risolto il problema. Spengiamo, se no qui la CPU ci si cuoce. Allora, non tocchiamo più il discorso CPU RAM, perché ho capito perché adesso ho capito perché stavano messe in questo modo. Andiamo a montare il tutto nel nuovo case, così lo scopriamo insieme. Fantomatico case di cui si parla tanto, con questa spirale che ricorda molto il T-Virus della Barro come tanica frontale. L'estetica comunque sia è molto carina, anche se è strutturato per l'80% comunque in plastica. Fatto bene, perché fatto bene comunque sia, esteticamente è carino, aggressivo, insomma bello da vedere, un po' tamarro se vogliamo, come tipo, come stile. Perché per dire, per me che cerco una linea un po' più sobria di case da mettere magari nel salone, questo non è proprio l'ideale, è un po' più per ragazzetto o comunque quello che vuole proprio esaltare lo stile modding del PC, no? Il top, che comunque è tutto forato, possiamo vedere, è in plastica. Qui comunque ha tutte le fessurine per le prese d'aria, quindi c'è un filtro intero. Due prese USB sul top, pulsante di start e reset e audio frontali, li troviamo qui. Poi andiamo a vedere invece com'è strutturato all'interno. Prima di iniziare a montarlo, almeno ci rendiamo conto di cosa abbiamo. Allora, qui non so, qui ci sarà il water block. Intanto tolgo tutte e due le paratie. Allora. Noto già, con piacere naturalmente, che allora il frontale, tanto a questa cover, come ormai siamo abituati a vedere, è tutto traforato sia sopra che di lato per quanto riguarda l'alloggiamento dell'alimentatore. Monta una scheda madre massimo ATX, qui troviamo il supporto del waterblock già montato, non so poi come, adesso andremo a vedere, è stato già montato all'interno questo supporto waterblock. Non so se questa qui è una sembra una ventolina, in realtà non lo è, con questo tubo che è collegato comunque alla pompa, che la pompa sarà qui, e sopra c'è il radiatore da 360 mm. Beh, non male, radiatore 360 che ci danno in dotazione, con tre ventole a pala bianca non a LED nella parte superiore. Intanto cerchiamo di rimuovere questa bustina, che è un riser card per mettere la scheda in verticale, quindi comunque anche questo molto apprezzato, devo dire, con tutto il kit delle viti. Questo poi lo andremo a vedere. Abbiamo questa struttura qui in diagonale, che qui ha questa clip con tre mini punti di saldatura che può essere rimossa facilmente. Non ho capito. Ah, ok, ci sono i tubi per il traghettatore qui all'immissione e lì all'out, per andare alla tanica frontale. Quindi ha due tubi che portano alla tanica. Il liquido è all'interno di questa treccia. Invece, per dire, nel T-Virus della Barro il liquido riempie la treccia, in realtà in plastica colorata che sta immersa, invece qui il liquido passa proprio all'interno. Quindi fa questa spirale semplice, col fatto che appunto è un aio. Non ha bisogno di una tanica di conservazione, diciamo, del liquido. E quindi sfrutta questo,
questa spirale per fare un passaggio in più, sostanzialmente. Cioè l'acqua praticamente fa un ciclo più lungo dal momento che viene, praticamente il percorso che fa è questo, viene spinta dalla pompa, ok, questo è di passaggio, credo che la pompa sia situata qui naturalmente, viene spinta, entra nel radiatore. Nel radiatore ha uno sbocco che va a finire davanti, che fa un giro più lungo, quindi da una parte entra, da una parte torna indietro. Quindi il ciclo, diciamo, che fa la serpentina all'interno della tanica, qui scusate, del radiatore, si estende per farcelo vedere nella parte frontale, creando un effetto estetico molto carino. Alloggiamento per i dischi. Nel lato nascosto troviamo alloggiamento per due dischi da 2,5, con alloggiamento per due dischi da 3,5. Qui ci sono delle impanature che penso queste siano per il supporto del Razor Cable qua, che almeno si poggia proprio, che questa cosa anche non è male. I gommini antivibrazione dove far appoggiare l'alimentatore, ma quello ormai è il minimo. Vai, fingeroniamo al momento l'8700K. Questo per fare un lavoro di fino. La schiera madre andava sostituita dal momento che si stava cambiando anche case, però capisco che è una 0370 e ad oggi uno dovrebbe prendere una 0390 e diciamo che comunque è un costo, ci sta, e quindi lo posso capire che dice fino a che funziona cerco di tenerla questa. Noi diciamo per l'ottimizzazione proprio totale andava fatto. Allora, una cosa un po' scomoda, che se avvito la scheda madre dopo per far passare il cavo del 12 volt per la CPU ci diventa un po' un problema, quindi mi conviene, prima di fissare la scheda madre all'interno, intanto metto la mascherina, mi conviene far passare il cavo dell'alimentatore, che almeno ho un'installazione, perché col fatto che ora c'è già il radiatore ci ristringe ancora di più. Quindi prendo l'alimentatore, lo metto in posizione, siamo pronti per l'accensione. Allora, andiamo a vedere che effetto ci può fare questo case una volta che è pronto per essere acceso. L'assemblaggio l'avete visto, è venuto molto bene, quindi bello curato, preciso, e siamo pronti per accenderlo. Quindi colleghiamo cavo di alimentazione e monitor e diamogli la corrente. 3, 2, 1. Ok, allora aspettiamo che fa il fake boot e parte. Allora, liquido in funzione, perché lo sento. Vediamo l'effetto del water block, si vede a malapena. Il davanti è spento però. Non ha LED del frontale. Fa una sorta di effetto Brit. Possiamo vedere, vedete? Vedete? Si accende in maniera delicata, sicuramente questo al buio rende di più. Non è niente di esagerato per quanto riguarda... Se lo spengo non si accende. Se lo accendo, che okay, questo ovviamente fa questo ciclo Brit di luce bianca, non RGB, non regolabile, diciamo che comunque sia fa questo effettino, che è carino, così almeno non è troppo sparato, pacchiano, che ci rompe le scatole, però certo, vedete? Nell'insieme, se era forse un po' più forte, sarebbe stato meglio, visto che ci dà la scelta di accenderlo o spengerlo anche comodamente dal tastino che c'è qui in alto. Poi l'interno invece lo possiamo vedere, a parte la ventola posteriore che è completamente ferma,
non so per quale motivo, collegata male, ecco perché. Ventole della schiera video normalmente sono ferme perché non serve. Le ventole superiori del radiatore sono a LED bianco, come vedete, quindi comunque sono accese. E il water block fa questo effetto qua. Allora, il water block fa questo effetto qua di Brit, anche lui bianco, un po' più sparato, si nota di più, quindi è carino, delicato, non troppo fastidioso, e sta funzionando. Certo, non si vede neanche una bollicina, quindi che comunque sia il comunque l'impianto è a circuito chiuso, quindi non è che deve spurgare dell'aria, però comunque c'è. L'unica cosa che non mi piace molto di questo case, al di là un po' delle plastiche, è anche la paradia in plexiglass. Se fosse stata anche un full plexiglass l'avrei preferito, invece abbiamo comunque una normale paradia con il plexiglass finestrato, quindi un po' old style ormai. Sarebbe stato più elegante, perché se questa la andiamo a mettere crea sì questo effetto, al di là del fatto che non sto togliendo la pellicola questa esterna, crea questo effetto, però ci taglia un sacco di visuale per quanto riguarda più che altro il raffreddamento, i led del raffreddamento. Poi nell'insieme è un bel case, si assembla bene, devo dire, comunque ha parecchio spazio nella parte retrostante dove poter passare e cablare i cavi, come vedete è venuto anche un buon cable management. E niente ragazzi, questo è quanto, perché il PC alla fine lo stoppiamo qui, tanto era solo per farvi vedere il travaso, più che altro per farvi scoprire insieme a voi questo case. Fatemi sapere che cosa ne pensate naturalmente nei commenti qui sotto, e niente ragazzi, ci troviamo al prossimo assemblaggio, al prossimo video, restate con noi, ciao a tutti!